Oh, zitti tutti che sta per iniziare il GCN Italia Show! Benvenuti a una nuova puntata del GCN Italia Show. Siamo arrivati al 90esimo show, Brambo, 90, come la paura. E oggi vedremo come il ciclismo può aiutare a recuperare dagli infortuni e come alcuni campioni attuali abbiano fatto proprio questo percorso. Ma prima di lanciare la lead story, vi ricordiamo di iscrivervi al canale GCN Italia Racing per essere sempre aggiornati sul mondo delle corse. Iniziamo la puntata! Lead story! Michael Woods e Primoz Roglic sono due dei corridori più in forma in questo periodo. Roglic è mai gaggiato al Tour de France e Michael Woods ha vinto una tappa vestito la maglia azzurra alla Tirreno Adriatico. Molti di voi sanno che arrivano da altri sport, ma non tutti magari sanno perché hanno deciso di fare questa scelta. Iniziamo con Michael Woods, canadese promessa nella corsa a piedi, nella mezzo fondo. È stato costretto a rinunciare alle Olimpiadi di Londra 2012 per una frattura cronica da stress al piede. Ha fatto un paio di interventi, ma non è riuscito a risolvere questo problema e ha deciso di dire basta alla corsa a piedi e ha iniziato a pedalare, pedalando con amici, alcuni anche ex professionisti, l'hanno visto andare molto forte. Nonostante avesse iniziato da pochissimo e l'hanno fatto iniziare a correre in bici, ha fatto con esperienza in Italia con l'amore vita di Fanini, poi di lì è iniziato il suo percorso che l'ha portato poi al World Tour a vincere anche corse importanti, tappe alla Vuelta, ha vinto l'altro giorno una tappa alla Tirreno, terzo posto al campionato del mondo, secondo alla Liegi, insomma tanti risultati importanti, però tutto è preso da un infortunio, mentre l'altro chi è? Altro Primoz Roglic, se per Woods è abbastanza naturale pensare che un corridore così forte nel mezzo fondo, quindi in una disciplina aerobica in cui c'è anche una componente lattacida, possa abbastanza facilmente trasportarsi su un altro sport aerobico come il ciclismo, per Primoz Roglic il discorso è molto diverso perché lui arriva dal salto con gli sci, uno sport puramente anaerobico dove conta tantissimo la tecnica più che le capacità aerobiche ovviamente, però anche lui infortunato è caduto durante un salto, si è fratturato il naso, ha dovuto trascorrere un periodo di riposo dove ha perso probabilmente tono muscolare, ha deciso di utilizzare la bicicletta per tornare ad avere una condizione almeno a livello muscolare decente ed efficace. Però a quanto pare si è appassionato parecchio al ciclismo, ha iniziato a fare delle garette amatoriali, leggenda vuole, Rogla leggenda, vuole che si presentò a una gara a cronometro amatoriale con una bicicletta da mountain bike con le scarpe da tennis proprio scacciona con una maglietta a tre taglie più larga e vinse quella prova a cronometro battendo tanti amatori che invece avevano la bicicletta alla strada aerodinamica un profilo alto, un pochino di motore ce l'aveva, un pochino di motore ce l'aveva, un tantinino. Comunque lui ha gareggiato nel salto con gli sci fino a gennaio 2011, quindi non sono neanche 10 anni che corre in bici, pazzesco. Dobbiamo fare questi numeri, sono 4 anni che ogni anno cresce, va sempre più forte, quindi incredibile. Ma nonostante questi gravi infortuni, appunto, abbiamo visto atleti tornare a grande livello e Woods, tra l'altro, a marzo si era rotto il femore, quindi è stato un recupero rampo, sì. È tornato ad altezza. Penso che sia stato uno dei corridori meno scontenti del blocco causa coronavirus della stagione, che lui di fatto è sempre stato comunque bloccato da questo infortunio, quindi ha ripreso in un periodo che avrebbe ripreso comunque. Ma in sostanza, quindi, quanto può aiutare il ciclismo in una fase di recupero da un infortunio grave, anche se l'infortunio è avvenuto in un altro ambito, in un altro sport? Può aiutare molto per diversi motivi. Innanzitutto abbiamo già detto che il ciclismo è uno sport prettamente aerobico, quindi aumenta la capacità polmonare, aumenta la bradicardia, quindi migliora tutta la parte aerobica del nostro corpo senza andare a sovraccaricare le articolazioni, perché è uno sport puramente concentrico in cui i muscoli lavorano solo in accorciamento e non in allungamento, e in più è ciclico, non c'è un impatto col suolo, non c'è un'azione, non è uno sport di squadra in cui in base alle situazioni possono venire alcuni infortuni o si può appoggiare male un piede, quindi è uno sport, finché non si cade ovviamente, assolutamente non traumatico e quindi può aiutare molto a riprendere dopo un infortunio. Quindi le articolazioni si rinforzano così come i muscoli senza rischiare poi di farsi di nuovo male. Poi anche a livello di ossa, quando facciamo, anche rompiamo una clavicola, l'attività fisica accelera comunque la calcificazione. Sì. Quindi perché aumenta la circolazione, quindi arrivano più sostanze, più calcio direttamente nella zona della frattura. Inoltre
ovviamente non quando l'osso è fratturato, ma quando è in fase di recupero, lavorare a livello muscolare attorno a quest'osso velocizza anche il suo recupero e lo fa diventare più robusto. Quindi. E poi è anche un modo divertente per tornare in carreggiata, perché comunque sei all'aria aperta, riesci a goderti momenti che magari in una palestra non puoi goderti allo stesso modo. Appunto, perché le alternative al ciclismo generalmente sono appunto palestra, sala pesi con esercizi specifici o il nuoto, che so che molti amano, ma io veramente non sopporto. Quando facevo nuoto d'inverno, nel periodo di passaggio tra una stagione e l'altra, insomma, mentalmente era pesante. Infatti ammiro molto i nuotatori, soprattutto i nuotatori di endurance, perché devono avere una testa pazzesca. Però diciamo che col ciclismo si vedono un po' più di cose rispetto al fondo della piscina o il soffitto se si va ad orso. Noi vi chiediamo se anche a voi è successo di infortunarvi, venire magari da un altro sport ed esservi appassionati poi alla bici, perché avete iniziato a pedalare, avete recuperato dal grave infortunio e poi siete diventati proprio dipendenti dal ciclismo. Potete farcelo sapere commentando qui sotto oppure rispondendo al sondaggio sulla nostra app di GCN. Flash news o notizie veloci, come preferisci Giorgione? Flash news. Salta la regola della doppia positività al coronavirus al Tour de France. Prima del Tour si era detto che in una squadra si fossero state trovate positive più di due persone durante l'intero corso della gara, sarebbe mandata a casa l'intera squadra. In realtà dopo il primo giorno di riposo si è deciso di annullare anche le positività precedentemente riscontrate, quindi al secondo giorno di riposo bisognerà che una squadra abbia tre persone al suo interno positive per essere mandata a casa. Per quello che riguarda il Giro d'Italia invece Mauro Vegni ha fatto sapere che in caso di positività di un corridore o di un uomo dello staff verrà mandato a casa singolarmente, non verrà inglobata tutta la squadra e quindi chi è positivo va a casa e il resto può continuare la corsa. Passando al Race Pass, questa settimana sarà possibile vedere ovviamente l'ultima settimana del Tour de France sulla nostra app nella sezione Race Pass, inoltre anche lo Skoda Tour de Luxembourg dal 15 al 19 settembre. Poi 16 settembre ci saranno sia il Gran Premio di Vallonia e il Giro della Toscana Memorial Alfredo Martini. Infine il 17 settembre la Coppa Sabattini Gran Premio Città di Peccioli, quindi le ultime occasioni per i corridori per preparare il mondiale, per mettersi in mostra prima del mondiale di Imola. Cycling Inspiration, ciclismo ispirazione, la sfida delle foto caricate sull'app GCN che regalano piccole emozioni, piccoli sorrisi. Vediamo chi ha vinto questa settimana. Vince un paio di calzini con il terzo posto Maegor. Alla scritta aggiungerei solo in bicicletta, le salite sono fatica e felicità. Infatti chi ha pensato di mettere questo bel sasso? Basta che non andate a fare quella graziella, perché lì di felicità ce n'è poca, proprio poca, zero. Lo posso confermare? Puoi confermare. Al secondo posto vince un cappellino Eric Dono, un giro serale nella Laguna Veneta. Questa foto bellissima. Però per favore mettetela in orizzontale, perché io ho questa cosa che devo essere... Sono andato a Giorgione vi ha graziato, la prossima... No, la graziata perché è unica. Giorgione dai, non vedere, perdona. Vedere delle biciclette su un molo a Venezia, questo bel controluce, mi piace molto, però dai, per favore orizzontali, non verticali. Vince la maglietta, la foto di questa settimana di Matteo Bellini, bella Giau, scalata del mitico passo Giau con partenza da Alleghe. Bella, quindi hai perdonato la guarnitura perché non fa parte del parco bici. È la parte giusta la guarnitura, però non è bella allineata orizzontale, perché non è parco bici. Però dai, era bellissima sta foto, meritava di vincere. Continuate a caricare le vostre foto sull'app di GCN nella sezione Cycling Inspiration. Concorso MacOff. Allora, chi ha vinto questa sfida, Giorgione? Chi ha vinto? Fuori il nome. Michela Poggi ha vinto il concorso MacOff. Si porta a casa un'idropulitrice per poter pulire la sua bicicletta. Sono contento che ha vinto una ragazza, perché insomma di solito ci seguono solo maschi, per una volta vince una ragazza. Esatto, vedi di sfruttare questa idropulitrice per tenere la tua bici bella, pulita, limpida e magari metterla poi su le sezione foto, parco bici tutto che oggi non abbiamo menzionato perché ho aperto la sezione parco bici, ho visto quattro biciclette dal lato sbagliato, deciso di chiudere. Avete fatto arrabbiare Giorgione oggi, cioè c'è proprio sciopero del parco bici, quindi fatti bravi, guarnitura giusta, orizzontale, tutto. Brava Michela. Comunque GCN Italia Tecnologia, andiamo con la domanda per il Giorgione biomeccanicone, allora, di Manuel Marmentini.
andiamo avanti, grazie, fatti i complimenti, grazie mille. Vai, Manuel. Domanda, andiamo al sodo. Da un paio di mesi ho acquistato una gravel, mia prima bici con manubrio drop. Dire manubrio quello che gira come bici da corsa. Dopo una trentina di chilometri di pianura in discesa, ho un dolore tra le scapole che mi infastidisce parecchio. Da cosa può essere causato? In salita nessun problema, fanno male solo le gambe. Rispondi una porta aperta. Allora, Manuel, potrebbe essere causato dalla larghezza eccessiva del manubrio, specialmente le biciclette gravel. Ho notato che tendono ad avere manubri che aprono molto, soprattutto in presa bassa, avendo poi una presa molto larga. Se sta in presa stretta, il peso viene ripartito in modo verticale sulle spalle, se invece si allarga troppo, quindi le mani sono molto più larghe delle spalle, si andranno a chiudere parecchio le scapole, quindi il fastidio che tu riferisci potrebbe essere causato da quello. Quindi potresti provare a tenere le mani un pochino più vicine, a maggior ragione se in salita non ti dà fastidio, in salita di solito si va con le mani strette, potrebbe essere dovuto proprio a questo. Oppure potrebbe essere dovuto al fatto semplicemente che hai magari una sella molto inclinata in avanti e tanto peso portato sul manubrio, sulla parte anteriore della bici, e in salita ovviamente con la pendenza questa cosa scompare. Quindi potrebbe essere una di queste due cose. Dai, Manuel, che forse te la cavi senza spendere soldi nel biomeccanico. Questi due accorgimenti, forse ti è andata bene. Continuate a scrivere le vostre domande tecniche con l'hashtag GCNItalia risponde, in modo da poter rispondere tutte le settimane. I tuoi commenti, andiamo con il nostro rituale immancabile. Ma lei che siamo tornati a due PC ora. Esatto, qui ci alterniamo. Di tanti vostri commenti. Iniziando con Luca Basagni 91. Alan, questo odore di salsedine, Giorgione, questo odore di fritto riferito allo show della settimana scorsa. Scusa. Che abbiamo girato al mare. Eravamo in spiaggia, sentivo un odore di fritto misto, cioè è pazzesco. E sentivo la salsedine, Giorgione. Te hai un problema col cibo. Risolvi il tuo problema. Vai con la seconda. Valentino Gazzarri, una curiosità, ma quanti kit hanno usano i ciclisti in una stagione? Siete migliori, continuate così. Beh, io quando... Dipende, dalla squadra. Sì, se allora, squadra scappate di casa. Quando corso nel World Tour, anche una quindicina abbonda, 10-15 completini mi sono arrivati. Quando ho corso con la Nippo e la Bardiani un po' meno. A me di solito ne davano 5 all'inizio stagione, poi ogni volta che cadevo ne rompevo uno, succedeva qualcosa che insomma non era più da usare perché era rovinato, me ne davano un altro, però partivo con 5, 15 sono mai arrivato a livelli World Tour poi, di Alan. Poi non avevamo anche quello più estivo, più leggerino, cioè eravamo è altra roba, quindi ne avevi 10-15. Sì, poi estivi, perché poi cose invernali non è che ci davano 15 robe, penso neanche a te, di 15 calze maglio. Queste due cose calze estive, maglio, massimo 3, due giacche termiche, non di più. Ah, Matteo Martinelli. Giorgione, se vieni dalle mie parti ti faccio una carbonara da paura. Dimmi dove sei che vengo. Sarà zona Roma, penso. Di sì, un po' lontano. È la patria della carbonara. Spettacolo. Andiamo con Pingu Artsfan. Artsfan. Grandi Alan e Giorgio, vi seguo da un po' e mi fido solo di voi per la mia sicurezza. È per questo che vi chiedo se avete qualche consiglio per la scelta del casco da ciclismo su strada. Un saluto e grazie ancora. Secondo me fra qualche tempo uscirà un video specifico sui caschi. Su quello che riguarda il casco da strada, penso che tutti facciano la loro parte. Cioè, tra usarlo e non usarlo, penso che la risposta la sai già. Usarlo e usarlo, no, lui parla del tipo di casco, se è omologato, penso che cambi poco. Se è omologato della taglia giusta, allacciato bene. Ma tu pensavi che fosse il dubbio fosse tra... No, vabbè, quello non c'era neanche da parlare, nel senso, l'importante è che sia della taglia giusta, quindi che non ti balli dentro la testa, che sia chiuso bene, che ti faccia bene il giro orecchio e che ovviamente se prendi una botta non voli via. Una volta che omologate a queste specifiche va sempre bene. Omologato, comodo. Sì. Cesare Matteucci, ci sarete a Imola per il mondiale? Io ci sarò, farò tutta la settimana, sarò addirittura dalla domenica prima, quindi faccio 8 giorni in Romagna. Pensa a te. Ci sarò. No, pelle d'oca, Giorgione, ma pelle d'oca, sono ingasatissimo per il mondiale a Imola, a 15 minuti da casa mia, cioè, incredibile, vabbè. Poi ci scrive Miki, sono un ragazzino di 15 anni e da un mesetto che ho cambiato bici, ora ho quella da corsa. Appena presa, uscito due volte, caduta. Ora è un mese che sono fermo con tre costole increnate. Una parola di conforto.
Cosa faccio? Michi. La riprendo o mollo tutto? Ma che mollo tutto, no, Michi? Dai, è normale scherzando. Cadere, si cade. Ma sai quante volte siamo caduti io e Giorgione? Io mi sono spaccato le ossa, Giorgio pure, sì. Cicatrici. Tra l'altro anche io l'unica cosa che ho rotto sono le costole in un paio di occasioni. Ma però poi sì, a 15 anni, ma te la devi mangiare la bici, cioè non ti preoccupare. Finché ti va, vai, non fermarti per gli infortuni, cioè non ti devono fermare quelli. Non ti preoccupare. Alessandro Carpentiero, l'arma segreta di Alan è il glucagone, quella di Giorgio il saper raggiungere i livelli di glicogeno mai visti prima grazie ai gel, altro che picco, quello era l'Everest glicemico, riferito alla crisi di fame di Giorgione che si è sparato 7 no, gel. No, poi rivedendo il video barretta. Ho fatto un conto, no, io nel giro di 10 minuti ho mangiato 4 gel isotonici, 4 gel normali, una barretta e poi ho pranzato, ho avuto una Coca-Cola, un piatto di casoncelli con burro, la pancetta. Non hai avuto problemi intestinali? No, beh, a parte il fatto che avendo bevuto gli isotonici, i problemi intestinali non vengono. Erano un po' rischio, sì, i 4 gel normali che ho mangiato così. Perché gli isotonici sono un po' più diluiti, non sono zucchero puro. Però no? Ho mangiato subito, quindi ho pranzato, ho aumentato un po' la cosa che c'era nello stomaco, ho bevuto anche tanta acqua e tanta Coca-Cola, quindi non ho avuto problemi intestinali. No. Poi vabbè, ma io sono un caso a parte, io sono un po' un caso a parte, io non dovete fare affidamento su di me. Quello è entrato nella storia di GIS in Italia, quell'episodio veramente. Chiudo io, fantastico. Filippo Salvi. Vai Filippo. Complimenti Alan e Giorgio, ma visto che sono romagnolo, Alan risponde, questo è per te. Come mai quando fate i video non indossate quasi mai i guanti? Sono il babbo di un giovane ciclista di quasi 9 anni e fra me e il DS è una bella lotta per fargli indossare. Potete dare il buon esempio ai più piccoli? Grazie mille, continuate così e viva GC in Italia. PS, Giorgio, per rimanere in forma fatti portare da Alan a mangiare la piedina calda con il lardo di colonnata. Lardo di colonnata. Dopo la crisi di fame sarebbe un quintale. Se andrò sotto il quintale ci pensiamo alla piedina colonnata. Ma io sto bene così, ci vuole quello forte quello grasso. Basta, mi ha parlato mille volte. No, peccato, la cosa importante è rispondere alla domanda. Sui guanti, allora siamo un pochino somarelli da quel lato lì. Però io da quando corro in bici in allenamento non li ho mai portati, cioè una volta, un allenamento nella mia vita, forse no, quando ero ragazzino, quando ero giovanissimo, esordiente, però dopo mi sono abituato a stare senza e li ho sempre usati solo in gara, sì. Perché in gara comunque c'è viceversa, molto più pericolo sì. di cadere e quindi di grattarsi il palmo della mano, che dopo diventa un problema tenere in mano il manubrio, però... Stesso motivo, più ci sommi la bronzatura delle dita, che era un po' ridicola, la bronzatura sì. delle mani. No, quindi... però in teoria a un ragazzino sì, vanno messi i guanti, più che altro perché se cadi ti gratti tutte le mani non riesci più a fare niente, poi non riesci a andare in bici, ma non riesci neanche a tenere in mano una penna, quindi insomma... Cioè adesso se cadiamo e in bici non ci andiamo per una settimana, ma adesso non andiamo niente. Sì, ma poi andiamo piano, siamo tranquilli, non andiamo a rischiare, insomma... Siamo abbastanza rilassati, però sì, andrebbero messi. Andrebbero messi, siamo un po' sommarelli, lo ammettiamo, però voi bimbi metteteli. Sono finiti i commenti. Sono finiti i commenti. Continuate a commentare. Mi raccomando, commentate, non vergognatevi, chiedete tutto quello che vi pare, noi cerchiamo di rispondere quasi a tutti. Sondaggio della settimana. Nello scorso show vi abbiamo chiesto come ve la cavate con la guida della bici? Avevate 4 possibili risposte. Com'è andata? Vado a leggere. Allora, il 12% ha scritto ottima, me la cavo su tutti i terreni. Il 23% bene, ma solo su strada. Io ho risposto questa opzione. Il 29% vorrei essere un Van Der Poel, ma mi sento più uno Zaccari. Questo è bello. Il 36% discretamente su strada e mountain bike, quindi se sommiamo discretamente su strada e mountain bike, è ottimo su tutti i terreni, ci fa capire che ci seguono in tanti che vanno biker, fuori strada. Sì. Tanti biker che ci seguono. E speriamo che in futuro si apra il canale GC in Italia Mountain Bike o GMB in Italia. Speriamo, c'è la volontà, noi ce l'abbiamo sicuramente la volontà. Mentre questa settimana vi chiediamo se avete iniziato a pedalare in seguito a un grave infortunio, magari venivate da un altro sport e quindi dopo l'infortunio avete fatto riabilitazione con la bici e vi siete appassionati. Sì, siamo curiosi di capire quanti hanno iniziato ad andare in bici proprio per questo motivo. Fatecelo sapere rispondendo al sondaggio sull'app GCN. Votate. Caption Challenge, la sfida Giorgiona delle didascalie. Non avevo l'aggettivo, mi è venuto la sfida. Nuovo aggettivo, Giorgiona, sfida passato Giorgio. Alla crusca. Vabbè. Sfida Giorgione sfida Giorgione della Scalia. A vincere questa settimana è Alessio Micheletto con questo commento. Alan, quanti gel vuoi per recuperare Giorgione?
Sì, era il video di Giorgione che continuava a incenerire gel e barrette dopo la sua crisi di fame. Ci sta. E a vincere Alessio. Bravo, lancia la borraccia ad Alessio. Alessio, vai. Riparte il viaggio spazio-temporale. Sparita nel nulla, già nell'altra dimensione. Questa settimana vi proponiamo la foto di Van der Poel sul podio della settima tappa della Tirreno che versa direttamente spumante addosso ai suoi compagni di squadra, eroe. Commentate. Mi raccomando, continuate a scrivere, commentare per partecipare alla Caption Challenge. Siamo arrivati alla conclusione anche di questo 90esimo GCN Italia Show. Come sempre, se vi è piaciuto mettete un bel like, andate a dare un occhio allo shopping online. Se non avete ancora fatto, iscrivetevi a questo canale e anche al nuovissimo GCN Italia Racing, dove trovate tutti i contenuti che riguardano il mondo dei professionisti. Non ci resta che dirvi... Arrivederci alla prossima puntata! Ciao! Ciao! Ciao. Oggi vedremo come si può passare dall'essere infortunati ad essere ciclisti che vanno parecchio forte. La rifaccio, bruttissimo. Di corsi il GP Valloni e il Giro della Toscana a memoria Alfredo Martini e il 17 la coppia Sabatini Gran Premio Città di Peccioli. Coppia Sabatini, no, ma diciamoci un po', sono sto zio come un p***o.